volo dietro alla webcam, riparo gli amministratori non ce ne sono più. E ho detto questa assemblea perché ho organizzato, ho guardato il 8 novembre, poi visto che era anche un altro, non si capisce bene, e qua cerchiamo di mettere l'organizzazione, allora qua sono e faremo delle domande. Io comincerei a vedere due video, sono fatti molto spartano, avevo fatto un video ma non mi preoccupavo, avevo fatto un po' di genetica, in cui farei per vedere il potere percorso che dovrei fare. Se ti ha fatto bene, per toccare forse la stessa cosa. Dopo, se abbiamo fatto, noi abbiamo potremmo fare delle domande, personalmente l'ho fatto tutto il video, credo allora spiego praticamente questo qui è la parte della luce di tutto questo che stiamo facendo. Se ne avesse fatto il senso di un po', soprattutto il venerdì, chi viene da Verona per andare a Poggio dovrebbe tirare in via delle gare, mi sembra, dove abbiamo la scuola. Proseguire andando dell'Ubi. E questa è la strada, qui è l'unico a sapere che la gente è questo. Poi la porta si deve girare a destra, fino a andare qui, ma se vedi ce ne sono altri che sono quasi inesistenti, qualcuno ma non tanti. E in fondo dovrebbero girare a sinistra per andare invece. E poi abbiamo tempo. Dopodiché, in fondo, si girerebbe con la destra per andare a Poggio. Dire che chi viene da Verona, comunque vada a Poggio, dovrebbero fare questo percorso. La prima domanda che mi viene dopo fare è probabilmente il 21 anno dovrebbe fare questo percorso. Questa è la prima classica domanda. Visto che si è confermata la vista sulla destra. Questo qui è per quelli che provengono praticamente da via. Quello che è bello invece è questo. Qui praticamente. Allora, se uno avete via 4 novembre qui, per esempio l'ho fatto, per andare a Pozzo dovrebbe andare. Intanto per 600 paesi. Vedete che ci sono mani marcapezzate, marciapiedi ci sono. Nella zona interessata ci sono due marciapiedi, anche perché la piombra non è ancora finita, che sono coperti. Pertanto, nel tratto stretto, contesto la situazione che i pedoni non abbiano la sicurezza. Da qua, praticamente, potrebbero o andare verso oppure girare, che si va in valore del sindaco, si possono percorsi che il sindaco ha pubblicato sul giornale, girare verso il Tevio, vuol dire che il povero rubato dovrebbe molto girare verso il Tevio, poi arrivi all'angolo di via 25 aprile, che sarebbe dove il ed è una strada che praticamente è molto larga, adesso quindi non so se la chiedo per la conoscenza tutti, girate qua dentro, andiamo qui, come vedete qui i pedoni sono sicuri perché sono lavorati
privatizzato con il suono. E si va praticamente fino all'angolo con Rio del Duro. Anche qui giustamente se non mi fatto usare il traffico di via Quattro Governi su queste due grandi terre, lascio tutto l'accesso. Arrivati qui bisogna tirare in via per uno e anche qui una strada molto larga, incontrare la mia opera e arrivare qui si entra in via che stiamo sapendo via Carlo Alberto, girare a sinistra e andare fino all'angolo della libertà, dove qui i parcheggi sono esistenti, praticamente non ce ne sono. Passiamo davanti al cimitero, perché il cimitero è un luogo dove comunque è molto frequentato. Immaginate, per esempio, si comanda il sintonati che pure ha creato il sintonati, che si riversano su queste vie. E arrivati, passiamo al cimitero, qua si buca tutto il traffico in uscita dalla collana. Qua c'è un casino, se no se non sei mai passato altro di quello che fa, da punto di dopo all'inizio di carriera. Si gira in via della libertà e qua io prevedo una strada in questo uomo qua c'è qui e qua prevedo. Grazie al corpo adesso ogni tanto si abbiamo delle fine di tanti dopo. Questo qui è quello che il sindaco in giorno lettera l'ho letto e fatto testuale di quello che dovrebbe fare il cittadino di San Giovanni, non solo di Roma, ma anche del centro storico, se questa strada viene fatta a senso unico. I video sono finiti perché abbiamo fatto solo due percorsi. Adesso vado, io qui durante la mia illustrazione ho fatto anche due domande. Mi piacerebbe, per ripeto, se vuoi, qualcuno, la prima è che vi farei il piacere della sicurezza del loro di 4 novembre perché nelle linee del paese non ci sono mai stati. Io sono dico, quando il sindaco dichiara per la sicurezza del pedone del ciclista, forse non ha tirato il bene il paese. La seconda domanda, il 21, vai a dire da via 4 novembre. Allora, prima di fare una scelta del genere, avresti dovuto perlomeno fare un percorso alternativo e il casino che ci sarà durante la settimana di venerdì sarà esattamente dovuto. Se con un'altra sbaglia domanda da dire all'altra sindaco, o sì, ma no, magari forse non è sicuro che non sia stato, fategli accusare per rispondere in una domanda. Il sindaco io per prova, siccome lo sapevo, benissimo questa vostra. Allora, io ho invitato pubblicamente, su invito protocollato, e qua abbiamo stoppato con Bologna e Alto, ho invitato il sindaco, la giunta comunale e tutti gli studenti di maggioranza del territorio. Giusto, Marco? Benissimo. Allora, se non è venuto. Quando sento con la video su, perché parlo con te, queste cose qua non le avevano mai dite, ma che anche non le problema mia. Lo so. E allora la situazione continuate a avere qua, quando lo fate, e poi io sento a te. Probabilmente lo dico un po' più interventi. Se vuoi fare una domanda? Sì, prego. Quindi il senatore è il microfono sul problema. Ok, la mia lì, io faccio un membro, lei è sono d'accordo con lei. Ah, sono d'accordo con lei. Io inizierei che l'unico a
cercasse innanzitutto i motivi positivi che porterebbe il senso unico. E dopo gli facciamo i nostri pacchetti. Prego, Aldo. Io avrei una domanda che magari Aldo. Sì. A che stadio è questo tipo di scelta per fare questo prodotto? Se è un taglio turno, se è una delibera, se è una determina, perché noi sappiamo che il comune parla per gas, parla per turismo. Quindi volevo capire se è un bocciare, oppure se stiamo parlando di una cosa concreta, e se è concreta, quale strumento? Tenete presente che questo è un progetto fatto con l'udienza, perché dovevamo fare la richiesta in regione per avere un più. E dopo questo è una spesa di 250.000 euro, e lo scopo solamente della legge regionale prevede proprio finalizzato al miglioramento della viabilità. Quindi il progetto è approvato in giunta, inserito nelle regioni del piano di regione entro il mese di gennaio, il comune doveva presentarlo per avere la possibilità di ricevere questo documento. Io vi dico una cosa sola, che San Giovanni del Prototo deve avere un miglioramento della viabilità. Certamente deve essere un miglioramento, se non è un condiviso, non un cittadino. E questa soluzione che hanno fatto gli uffici tecnici del comune, che nel tratto di finale potenziale di via 4 novembre, che parte dalla zona Cedini fino a Piazza Umberto, se qualcuno ha visto il progetto, consiste principalmente nella realizzazione e della situazione della sede stradale completamente, della realizzazione della pista ciclabile sul lato verso il polso destro, non rialzato, è la stessa quota della non è che ci sia il dislivello tra la sede stradale e la pista ciclabile. La pista ciclabile è in doppio senso. I marciapiedi vengono sistemati, viene costruita completamente tutta la sede stradale nuova, vengono inseriti dei sorgenti di velocità acustici e poi gli attraversamenti stradali in sicurezza. Certamente che tutta la viabilità deve essere vista, non è che solamente questo è il discorso, perché è il discorso di urgenza. Ho presentato un progetto al fine di avere una possibilità economica. E lo studio della viabilità deve essere fatto soltanto anche dallo studio del traffico, il piano del traffico deve essere visto, perché è stato fatto 10 anni fa. Quindi tutti questi analisi di viabilità deve essere fatto su tutto il territorio di Roma. Questo certamente e i commercianti di questa zona devono dare loro contributo. Come dicevano gli uffici che hanno preso questo progetto, non avviene che sia davanti ai nostri miglioramenti. E ricordate che questa è una viabilità nuova, questa è una viabilità che c'è un tratto di disassamento rispetto, cioè in modo da limitare molto il traffico. Infatti, vorrei dire, vediamo prima cosa, poi risolviamo il problema. Lo so, è riconosco. No, un altro di scelte, diciamo. Io finisco il discorso. Questo progetto che è stato portato avanti dagli uffici, è stato già portato in regione. Se la regione dà contributo, lui avviene che con i commercianti si veda la
sono migliore da farsi, perché non è detto che questo sia il migliore. Quindi anche per un'altra cosa di questo, quindi per entrare anche un altro argomento, però lo riprendiamo, il discorso che a figlio della donna vediamo. Secondo me è un buon senso che il commerciante dice il posto riservato davanti a casa sua, davanti a che cosa, quando serve per gli ordini di legge che va a prendere i soldi. Sì, sono finora hanno rilasciato due autorizzazioni che vanno a prendere il commerciante, fino ad ora, per fortuna. Allora, posso continuare tra poco? Non è che si fa così,
mi viene a dire che è bello, secondo me, dopo ti invito a pure a guardarlo, è bello, però quando il sindaco dice la sicurezza del territorio che si vista, a me mi deve spiegare qual è la differenza di quella che faccio. Il cimitero, cioè non il via 4 novembre il mio figlio di scarpe, ma non è il questo va al cimitero tutti i giorni, ma non gente, io non ho più tutti i giorni, no, ma sicuramente qualcuno ne avrà. E lì cosa facciamo? Creiamo il luogo alla mente calcolata, quindi colpito, oppure me lo sono creato io. Cioè, ci voleva tanto fare una conferenza di saperi, di fare tanto tempo. Adesso mi convocavo per fare una cosa che ha dato il rispetto del territorio, allora sì. Quindi abbiamo il sindaco, la ragione di questa cosa, il sindaco deve essere qua a parlare di un progetto, perché oggi vengo a sapere che l'avete fatto un po' di tempo, un DEC, e non ha prendere la ragione. Il DEC non è un DEC. Il regione fa il punto che abbiamo portato con la differenza, vale cosa? Se spendono i soldi male, tanto vale che si spendono i soldi meglio, mi dispiace altro, perché arrivano 150 mila euro per fare che cosa? Non mi dispiace di una creatura lì. Allora, volevo dire via Carlo Alberto. Vieni, allora, via Carlo Alberto. Poi in quei canali di aggiungere i pedoni, con i tappini che abbiamo fatto, per la radio per il nuovo iPhone, per la moda assurda, noi in bicicletta, cosa fa? Non so più cosa andare. Ragazzi, cercate di fare qualcosa di nuovo, non vedete, ma di fare caso. Avete una domanda per la radio? E voi fare una domanda? È vero, è una casa, una vita, 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 una vita
funzionato, perché è vero che c'è, è vero che è risalente, 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 è sono questo sistema qua. Se vuoi andare a mezzo, spero che davvero è possibile fare subito, si deve avere, ma non per poter, perché per esempio, dovessimo portare a casa il 150 della regola. La regione si fa su questo progetto, non su altri. Quindi, nel mondo stesso, devi dare, sei costretto a costruire, perché vedi cosa vogliamo. Io vorrei fare un evento solo, anche in memoria, perché non mi piacerebbe, io non ho posto, ho già messo sotto posto di fare invece con questo fatto che non ho fatto, anche la Zamba l'ho portato, le mie persone vogliono assolutamente solo di dare e ringraziare, io avrei bisogno di dare una cosa possibile. È l'esatto contrario, abbiamo fatto una roba straordinaria, con il disegno bracciale, meglio, a favore dei negozi vicinati, per cercare di agevolare un problema che è di nuovo senza. Ma la logica mi dice che il parcheggio da un negozio non serve per portare un negozio, ma serve per il negozio, perché io la vedo non sono stanza, passo un giro in un negozio, passo un altro giro in un negozio, mi viene la voglia di andare a galassia. Là c'è un parcheggio, perché? Perché sono stati costruiti invece, sono qui. Quindi se vogliamo agevolare i negozi, i centri, è esattamente fatto al punto che magari bisogna pensare un modo anche a sottolineare che la parte è un esempio, trovare davvero un modo di creare una relazione forte e sicura, perché anche lì andare a girare la scuola non vi sto dicendo cosa fare, anche se mi sono sempre scelto, ma di sicuro non questo. Di sicuro non questo, se poi aggiungiamo che uno singolo altro no, perché è annunciato. Allora, può o non può, e l'ufficio che sta sotto, può o non può, è una cosa che è annunciata. Secondo me non può neanche la razza, mentre qua la razza, andiamo in cerca di rilassare. Cerchiamo di andare qua, facciamo lo studio di quello che abbiamo fatto di questo. Su questo di partecipo un momento, e poi magari che ci sono anche le cose, certamente che non professore, ma è stato fatto la loro, ma è stata fatta una domanda che non facciamo, se non è una loro, perché se è sì, non è quello che facciamo, ma la stessa nessuna, perché io non voglio fare ancora. E adesso è stato questo momento, non è stato questo allora, per quanto riguarda la Coppa dei Senti, non aveva la Coppa dei Senti, non ha mai dato, perché non è stato mai chiesto il parere della Commissione. E comunque, anche se la risorsa è tutta, non esiste dare un partito di lato a quanto non hanno dato. Io mi dicevo che mi dicevo che voglio una mia personale. Credo che ricordo se vuole la stessa ricordo. Poi l'ultima domanda. Prego. Tu che la stava mi per loro ogni volta al giorno e mi pare che la stava non sia per i salti, però si chiama la 20 direttamente. E qui c'è tre lettere del sindaco, una della anche Roberto, dove il dato vento diceva che la guardava in primavera. Noi di questo l'ultimo progetto secondo me è visto che il progetto lo farà prima del settembre ottobre del prossimo anno, 7 settembre, minimo. Questo significa che la frase da adesso fino a settembre la resta con tutti gli avanzamenti o con il sistemato? Perché tra l'altro la ritengo molto pericolosa e molto valesa per alzare il cilindro. Quindi se il progetto, sempre che il progetto è fatto, settembre ottobre,
potevo anche come dire la frase che ho detto con Buddha malamente con Guido che ogni giorno è in Buddha quello che comunque è capace di fare così sì, sì, la lasciamo perdere il grasso però è un po' allora domanda è se pagavo che si sistemava o pagava scuola o un sasso di spazio alla rovina e il vento a fine che è stato in un caso tutto. E se quel sasso di spazio alla testa un bambino e non è quello che ha tutto. Beh, è la situazione no, che se noi anche abbiamo un momento. Anche lo va, che è la punta che non ha fatto di più di identità o come. Se non è la domanda è d'oro, dopo altro è il problema. Stanno sempre presentati il problema di fare che si è fatto con le rappresentanti. Poi i rappresentanti che possono essere all'opposizione non sono d'accordo, io sono d'accordo per una casa. Allora, non dire io condivido che venga fatta, però ci sono loro che tu stesso appena che non importa veramente una parte. Non mettiamoci veramente per il giorno della cosa, i missionari sono uguali per tutti, con la data, c'era per tutto un'ora, sono in certe cose due ore. Quindi è stato un'ora. È una domanda che non vale per me. Se uno fa un negozio, non fai le ore, o a volte è quello che vuole fare. In un'ora a volte si conta minima. Quindi a quattro momenti, in realtà, mi chiami tu. Non lo dice una volta, non lo dice, e controlli, non lo dice. Dice, questa è la macchina. Modo, e c'è un genio lei, un genio lei, di oggi da fare. Effettivamente, è un pericolo. Non l'ho mai visto. Un pericolo, in qualche maniera, posso, e controlli la mia vita. E allora, per assoluto, è proprio che la strada è stretta, e uno è questo tipo, ma è un po' non so,
processo. Quando riguarda l'iniziale dell'area, No. Poi dal punto di vista è migliorativa perché ha un senso di viabilità, è come quello che viene fatto nei paesi della Svizzera, Austria, quindi hanno anche di viabilità, secondo me, dobbiamo in questo ambito di viabilità avrebbe evidente. Allora, questa è la soluzione in cui c'è il rilassamento. Momento per la parte di Leone e di Parmigi che ha una. Poi più avanti si sposta il partito dall'altra parte, in modo che la macchina non sia tutta la vita, cioè potesse tutta la vita fino in fuoco per 100-400 metri, ora sì che succede incidenti. Queste soluzioni vogliamo fare per anche su altre zone, sempre troppo famoso, piano di parlamentare. Di aggiornare il più possibile quello che mi diano il finanziamento dentro del bilancio per fare il più possibile. E come diceva il dottorato, la base di tutto questo è il piano parlamentare, c'è la necessità di farsi subito, di soluzione di università, allargare la strada, su certi punti, diciamo, prendere in mano certe strade, certi incroci. Possiamo sperare sempre che Dio non una domanda buona, perché incidenti, come diceva sicuramente il discorso di Via Carlo Alberto, anche a Giorgio Ciccarelli, per fortuna, però non è successo niente. Però dobbiamo dire l'insegnamento di San Giovanni Maddoro, deve fare un salto di qualità, per quanto riguarda la viabilità. Io l'ho detto anche in consiglio comunale di un'altra regione pubblica. E dobbiamo far sì che fa zone 30, zone 30 ma forti, in cui non ci sia il traffico di passaggio. Questo qua sulla nostra strada c'è un traffico di passaggio che va una mattina, che viene a fila, tipo anche si ferma per l'aperitivo oppure un caffè o altro, ma se no, anziché prendere la zona della fanno tutto perché è veloce. Quindi dobbiamo cambiare mentalità. Prima ho fatto io, vogliamo fare zone 30, però fate con buon senso, parlate con i cittadini che vengono in parte, perché questa è la soluzione, perché ci sia un comune o una cittadina che la nostra cittadina di figli. Dobbiamo far sì che ci sia la sicurezza per noi, ciclisti e si siano i negozi di vicinato giustamente per il territorio devono esserci, però la gente deve essere sicura perché noi abbiamo delle piste stradali, come ha detto il signore anche io l'altro via a fondo, dobbiamo essere anche rigidi su certe soluzioni. Purtroppo c'è anche la nostra attività, se non hanno una priorità decente più lenta. Questo è quello che vi chiudo, dobbiamo far sì che esista una viabilità per il nostro comune, per sia sicuro, allora, per quanto riguarda la condivisione di parlare con i cittadini, credo che non voglio dire diciamo che non voglio far questo, ma comunque di tutta la parte è uno dei principali basi di cui vivere la scelta di vivere, no? A me non pare che questa manifestazione qui l'abbia diventata il sindaco. Vuol dire che la stato scritto l'ultimo giorno di ieri la signora ha scritto il sindaco fa un'unità del piano di parte, no?
cioè, a me, io condivido con gli altri, non è una politica dell'amministrazione che va e basta. Io credo che nessuno possa dire niente su questo. Un ruolo che ha tanto migliore che va. Buonasera a tutti, grazie. Una consigliere comunale di Comunità di Stella. Io volevo fare una domanda che è più una conversazione il fatto è che noi arriviamo sempre, noi come consiglieri comunali, arriviamo sempre a determinate decisioni che noi dell'amministrazione sempre in tavola, perché non ci arrivano le comunicazioni delle delibere di giunta che hanno una decisione presa dall'amministrazione, quindi dalla giunta senza consiglio comunale, e quindi noi da lì poi possiamo andare a vedere le decisioni di comuni e possiamo andare a chiedere comunque. Poi, ma quando mi viene a dire di condivisione e mi viene a parlare di situazioni migliorative per i cittadini, lascia che siano loro perché ci sono migliorative. Io quello che contesto, per me anche questa parte, questa amministrazione, è che si mettono in bocca la parola condivisione, ma non sanno in realtà che cosa vuol dire. Se fossimo noi a comandare, non ci avrebbe già il contrario. Faremo queste assemblee prima del momento. Perché bisogna arrivare sempre a un'assemblea alla creazione dei comitati, parlo per questo, come per i visitatori contro la scuola, non so, eccetera. Si arriva sempre dopo. Perché? Perché la condivisione non è reale, la condivisione è, aspetta un attimo, che è troppa confusione, troppo freccia, troppo bocciare, aspetta che provo a chiedere alle associazioni, ai comitati, non bisogna farlo prima. La condivisione che faccio io è sempre reale. La condivisione si fa prima di prendere una decisione, non dopo. Quindi magari la risposta sarà politica, come è la mia domanda. Magari non risponde nemmeno, però quello che mi interessa sapere dire stasera è che il metodo, la metodologia, in questo caso, in questa parte, è totalmente sbagliato. Noi dobbiamo essere partecipi di quanti cittadini e di quanto è. Primi interessati a quello che succede nel paese. Grazie. Quanto riguarda la condizione, diciamo, noi non ci importa. Qua, insomma, perché sono venuti a dire a tutti, io non fare questa roba, fare una cosa, scritto. Perché non fare una cosa, scritto? Tanto, prendi uno della protezione, fai il suo. Poi 250 euro, ma forse non fa la prova, non è forse 250 euro, perderai 150 euro da due, ma avrai 100 euro, magari da fare qualche lavoro. Perché se viene da me, facciamo una prova 7 giorni, ma la prova non è 7 giorni, poi bisogna essere corretti. Se vi vuole pagare voi, condivisono, io lo voglio, esatto. Però se non sono in testa, bisogna essere corretti e dire allora il lavoro. Prima di mettere in atto questo, una volta. Non credo che quando si manchi la no, se l'alternativa è quella di progetto e di Olimpino, mi sono un pensatore per una, ma sono un pubblico va, un altro articolato che si è accaduto, tutto il sistema di banca pubblica
Io posso avere giusto. Tu fate la roba di te. Bravo! Mi sono sentito riuscire a parlare fino adesso. Mi ha sentito. Penso delle parti anche voi. Quindi sinceramente parlo da fidanzante e da di cui mi scusino, ma sinceramente non è che non è niente, mi sono passato la testa e la niente, quello che fanno soltanto mi spiace, non so nessuno di destra, di sinistra, né anche quasi, di sicuro. Però è per dire, l'anno scorso è stata scorsa senza puntato. Cioè, il sindaco per poter organizzare la nuova pianza. Quindi dico, partiamo che l'anno scorso per organizzare la pianza c'è la possibilità si comoda. Era un 10, forse anche meno. Stasera che la cosa è molto importante, non però secondo me qualcuno di voi ci doveva essere. Poi, quindi un'altra cosa, cioè, come abbiamo già detto loro, forse ci dovevamo chiedere anche un nostro parere, visto che mi è piaciuto della rampa, adesso ci andiamo a intervenire, è una chiesa reazione sul disturbo che la mia rampa porta alla liberazione degli uccelli. Anche io mi sono messo a ridere, e adesso si vuole pensare, se subito che ogni tanto ogni amministrazione nuova è anche la prima volta. Ma probabilmente per quanto non passa bene, vedo io, non so, direi che l'amministrazione comunale dovrebbe essere al servizio dei cittadini e quindi ascoltare anche il nostro corso. Quindi vorrei portare un esempio, qua come commerciante siamo tutti insomma abbastanza anni fa, quando era mia la via delle poste, io vado a una della mia che la pago. Porto per esempio, la miserateria, la mia colazione che aveva messo le parti. Mi ricordo la mamma da 5 anni che aveva addirittura due dita. Adesso salve gli altri, mi auguro un pomeriggio, perché non ho più nulla di preciso. Ma quello che ho più di me. Quindi, perché il paese si è spostato, giustamente, la via delle cose è molto più ostica. Allora, non so, se volevo dare la volta finale, mi penso che con il senso unico, se di mezza sicuramente, cioè, la borsa della gente, quindi avremo meno visibilità. E quindi, cioè, se mettiamo 30 dollari, abbiamo qualcuno che si sentì compensato. E la prima cosa, ma cosa sarà? A appello del paese, se non tutti gli occhi. Se la fosse una cosa, non me ne vogliono, ovviamente si vedono, non me ne vogliono, non si vedono, perché state, sempre si parla meglio, per esempio, questa si fa, se non è complicato, allora, se volevo, mi penso che la via delle poste, visto che già manca, con due dei nostri campi, giudati, possa tirare fuori lì, della densità, che è collegato alla rana, che è un po' dovrebbe veramente si prende con un'altra. E se c'è qualcuno che
non esiste, perché domani mattina il sindaco, non so, per come sindaco dovrebbe tirare le mani, perché non esiste tale partito, mi va confermato perché la mente non è manco di comunità, si può fare la parte, le cose che vogliono utilizzare a voi. Ma è anche perché è una donna di una mina, poi è una donna, ma se posso dire, chi è che ha fatto la domanda? Chi sono questi due donne che sono scritti commercianti della mia madonnina, ma se posso dire chi sono? Ma che sta concesso anche? E il fai consenso? E tu è? 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 Grazie.
dice no. Allora? È molto bello, ma... Secondo me, una soluzione comune è farà presentata con il dice discussione di una pratica la cultura di una terza del comando e della terza partire che assorba ma praticamente farà ancora no, però questo no, ma se non è molto lavorato va bene, sono abbandonato, qualcuno non lo spiega. Guarda, ho detto che il tecnico ha fatto un momento
poi se ci sarà cioè sulle frite con la regione se ci sarà una cosa di programma. Quindi a mio parere non è niente che forse l'opera si fa delle modifiche. Purché sia finalizzato al miglioramento della priorità, non è detto che non si possa fare anche quello che è in corso, però certamente che la regione deve dire sì, questa è priorità, miglioramento della priorità, quindi così vogliamo, possiamo fare ipotesi, se non si risolve, si cambia il sistema. Lo dico io, no, non passa nessuno,